La scorsa domenica abbiamo lasciato le domande di Gesù: chi dite che io sia? Pietro, che pur riconoscendo la divinità di Gesù, ha frainteso completamente la sua missione. E poi Gesù, che svela ai suoi discepoli su ciò che gli accadrà, è il primo annuncio della sua passione, la morte di croce e la sua risurrezione. Il tutto nello sbigottimento e incomprensione più totale di Pietro, dei discepoli e della folla che lo seguiva. Che poi è la nostra stessa frustrazione, quando l'idolo che ci siamo costruiti dentro non è altro che l'immagine dei nostri egoismi e delle nostre certezze. Che guai a chi ce le tocca. Con il brano evangelico di oggi ci troviamo nel contesto del secondo annuncio della passione, dei tre annunci della passione che costituiscono un po' il filo conduttore di questa parte del Vangelo di Marco che resta fra la confessione di fede di Pietro e l'entrata a Gerusalemme. Ma ora ascoltiamo il brano del Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole, avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Gesù, come sua abitudine, prosegue il cammino attraverso la Galilea, ma stavolta vuole condividere questo tratto di strada solo con i suoi discepoli, anche perché probabilmente si è reso conto che nelle ultime uscite, che Marco ci riporta in maniera limpida, le parole di Gesù non hanno fatto tanto breccia nel cuore indurito dei suoi compagni di viaggio. Dovranno fare ancora molta strada prima di comprendere nel suo pieno significato le parole e i segni di Gesù. È vero, vedremo che questo non vale solo per Pietro. Sono infatti ancora tutti come quegli uomini cui il Salmo dice che hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. È dura cambiare idea quando ce la siamo costruita così bene che non è più solo la nostra idea, ma è stata elevata a verità assoluta e non c'è santo, non c'è Gesù che tenga. Funziona, mi fa stare bene, ho trovato la giusta dimensione, perché cambiare, perché crearsi tanti inutili problemi che mi destabilizzano. Sento spesso frasi del tipo, io l'ho detto anche al Don, con questo Vangelo spesso i conti non tornano. E allora forse è il momento di farsi qualche domanda. Ma Gesù non si scoraggia, né con loro e nemmeno con noi, anche quando non gli stiamo dietro e non importa perché. E annuncia la seconda predizione della sua passione. Nella prima Pietro lo prende addirittura in disparte per rimproverarlo, ma viene chiamato Satana di fronte agli undici. In questo caso invece, per non rischiare un'altra figuraccia, tutti e dodici pensano bene di starsene zitti. Avevano timore di chiedergli spiegazioni. E ci credo. Gesù lascia liberi i suoi discepoli di conversare tra loro, con i loro pensieri, con le loro aspettative, senza controllare tutto come fa un padre ansioso. Come lascia liberi anche a noi di sguazzare nelle nostre pozzanghere, nei nostri stagni, senza starci addosso. E arrivano a Cafarno e, entrati in una casa, probabilmente quella di Pietro, Gesù chiede loro di che cosa stanno parlando, cosa stessero parlando nel tragitto. E questi,
ammettono senza vergogna, senza timore, di star discutendo, di chi tra loro fosse il più grande, chi fosse il migliore. Questo comportamento degli apostoli può sembrarci assurdo e fuori luogo, ma al di là che Marco calchi o meno la mano nel descriverlo, è ciò che in fondo facciamo tutti noi, nelle nostre relazioni quotidiane. Che lo vogliamo o no, che ne siamo consci o meno, lo stare insieme è il più delle volte improntato su uno stile competitivo. Che questo scambio avvenga attraverso la propria esaltazione o lo sminuire gli altri, poco importa. Fatto sta che servire davvero i fratelli è una gara molto dura. Già, chi è il più grande? Quanta fame di potere, quanta voglia incontrollabile di comandare, cosa che è un principio di distruzione sia nella famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. E lo viviamo, ahimè, anche in maniera folle, anche ai nostri giorni. Gesù non può accettare il vocabolario dei suoi discepoli. E mentre loro parlano di più grande, egli parla di primo e di ultimo. A questo proposito Enzo Bianchi fa notare che Gesù non nega una precedenza all'interno della comunità. Egli sa che è necessario che qualcuno sia primo, ma non più grande degli altri. Dice che costui sia uno che serve tutti senza restrizioni. Se c'è un primo posto, questo spetta a chi si fa servo, diaconos, di tutti gli altri. Servire e regnare, diceva già Sant'Ireneo di Lione. E Marco riporta in maniera ancora più chiara, nei versetti a seguire di questo brano, le parole di Gesù al riguardo. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco allora che il gesto di prendere un bambino e abbracciarlo riempie ancora di più di significato queste parole di Gesù. Proporre un bambino come modello di una fede vera forse ancora più sconcertante da accettare per un uomo di fede. Ha scritto Ernesto Ronchi al proposito cosa sa un bambino. Il gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale, ma conosce come nessuno la fiducia e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. Gesù offre il volto di un Dio che non è onnipotenza, ma abbraccio. Ci si abbraccia per tornare interi, scriveva la poetessa Ada Merini. Chi accoglie un bambino accoglie Dio, parole mai pronunciate prima, mai pensate prima. Ma allora, se Dio è come un bambino, significa che devi prendertene cura. Va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore. Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, sta soltanto laddove lo si lascia entrare, scriveva il filosofo Martin Buber. Buona domenica del Signore a tutti noi. Thank you.